Rispondete! Chi vi ha detto sedete? No, lui, io! Voi avete detto sedete? No, no, ho detto rispondete! No, no, ha detto sedete! No, no, rispondete! No, no, lui tiene che la cosa che ti risponde è sedete, però si capisce! Ci avete fatto caso, lui parla qua, risponde sedete! Cioè, come parla lui, no, cioè, risponde sedete! Parla tutti sedete! Basta! E sedete veramente! Cioè, sedete! Silenzio! Dove eravate quella notte? Vi ha visto qualcuno? Quella notte, cioè, stavo a casa, come sa, mi ha visto mia moglie, i miei figli miei, guardate, tutti quanti che stavano... Siete proprio sicuro? Pensateci bene! Come sa, noi stiamo tutti quanti in una stanza sola. Mi ha metà, ho mai visto io, stavo su. Se non mi hanno visto, allora significa ci sto o non ci sto, è la stessa cosa. Va bene, basta, basta. Tanto le testimonianze dei parenti non hanno nessuna importanza. Vi ha visto qualche altra persona? Ah, non mi ricordo, come se sì, io sono uscito di casa e ho incontrato una ragazza. Ma mi è venuto in mente così, come... Cioè, ho visto una ragazza, una bella ragazza, alta, bionda, i capelli lunghi. E stavamo camminando, no? Abbiamo fatto conoscenza, sapete, tu chi sei, come ti trovi da queste parti, così. Stavamo camminando, così, e stavamo parlando del solito, quello che parlano i ragazzi, ragazzi. No, infatti lei mi ha chiesto, ma tu che ne pensi dei commissari? Così, no? Allora ho detto, guarda, dei commissari, devo dire la verità, brava gente. Cioè, tutta gente che lavora, che si dà da fare, ma pure lei era contenta, ha detto, ai commissari mi piace, che l'aria, quell'aria, sapete, tutti sbottonati, tutti così, però ho fatto che porti una pistola sotto la spalla, ha detto, ma perché porti una pistola sotto la spalla? Ha detto, ma quella la potrebbero portare qua, no, sotto la spalla, perché è una cosa che uno vede, che dice, quello è un commissario, no, io tengo la giacca, così, però... Ma guarda sotto la spalla, perché ha portato sotto la spalla? No, 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 è una questione di comodità. Dico, ma infatti lei era contenta, eh? E dicevo proprio del fatto dei commissari. I commissari hai tu. Pure degli ostetrici ha parlato bene. Ah, sì, sì, pure sì, degli ostetrici. E che ha detto degli ostetrici? Hai detto gli ostetrici, brava gente, fanno questa vita pericolosa. Sacrificata. Hai detto, ho fatto la pistola sotto la spalla. Se no, la pistola sotto la spalla, veramente il commissario. Ah, un commissario. Senti, che ha detto degli ostetrici? Poi, gli ostetrici, hai detto, brava gente, ho fatto la pistola. Ma perché buttare la pistola sotto la spalla? È una questione di comodità. Sentite! Ci sta modo di rintracciare questa ragazza? La possiamo rintracciare questa ragazza? No, non le ho chiesto come si chiama. Ma come dico, uno esce con una bella ragazza e non gli chiede né il nome, né il cognome, né l'indirizzo. Non la possiamo proprio rintracciare. No, come si... E allora non c'avete il testimone. La possiamo rintracciare. E allora non c'avete il testimone. E come se io non Basta, silenzio. Vi faccio un'altra domanda. Ma che l'ha parlato bene, hai tu fatto la pistola. Vi faccio un'altra domanda. Anzi, no. Guardate bene questa fotografia. Lo conoscete? No, commissario, non l'ho mai visto. Guardatela con molta attenzione. Vi giuro, commissario, non lo conosco, non l'ho mai visto, guardate. Mannaggia. Quello è mio figlio, fa il cantante, non lo conosce nessuno. Non lo conosce nessuno. Non lo conosco. No, questa ve la faccio pagare cara. La televisione non la ci avrebbe forza. Ve la faccio pagare cara questa. Vi faccio un'altra domanda. Fiorentina Sampedoro. X. Lo sapevo. Siete colpevoli. No, due. Era uno. Io volevo dire uno. Che cosa avete da dire in vostro discorso? Scolpo, non ho visto la partita. E dove eravate? Lo so io dove l'ho visto io. Era là, lo riconosco, è quello. Eh già. No, commissario, guardatevi giù. Avete qualcosa da dire in vostra discolpa? Sì, commissario. Cioè, se lui è un ostetrico, come ha fatto a riconoscermi? Perché? Boh, commissario, ci ho provato. Basta. Siete colpevole. Vi ringrazio, posso potete andare. Quando posso tenerla? Sì, prego. Potete andare. Utile, posso... Vi ringrazio. Vi ringrazio. Commissario, pure da me, non ho fatto niente, vi giuro. Senti. La possiamo rintracciare quella testimone? Ma non lo so, commissario, io non ce l'ho chiesto come si chiama. Ma voi vi dovete sforzare. Sentite, facciamo una cosa. Andiamo di là. Voi fate la descrizione e io faccio fare un disegno.